Allora, l'altra volta avevamo visto il problema del mattone. Il problema del mattone diceva così. Diceva, un mattone pesa 1 chilo più mezzo mattone. Come facciamo a risolverla? Prima cosa, giusto per fare le cose semplici, disegniamo una bilancia. Questa è la nostra bilancia. Di quelle vecchie, a due piatti, in equilibrio con un mattone qua, questo è un mattone, e di qua invece abbiamo 1 chilo, questo è un pesino da 1 chilo, più mezzo mattone. Giusto? La bilancia è in equilibrio. A questo punto, per risolverlo, siccome disegnare a ogni passo la bilancia è noioso, i matematici hanno pensato di dire mettiamo semplicemente un uguale senza disegnare tante bilance. Per cui facciamo così. Il mattone è uguale, come aveva fatto prima Fabio, è uguale a 1 chilo più mezzo mattone. A questo punto, se queste stanno in equilibrio, io posso togliere mezzo mattone da tutte e due le parti e resta tutto in equilibrio. Quindi prendo il cancellino, la cimosa, cancello mezzo mattone da una parte e mezzo mattone dall'altra e tutto è ancora in equilibrio. Per cui mezzo mattone pesa 1 chilo. Se moltiplico tutti e due i lati per 2, ottengo qualcosa che è ancora in equilibrio e da un lato mi diventa un mattone intero, perché l'ho moltiplicato per 2 e mezzo mattone per 2 fa un mattone intero. Dall'altro lato, se moltiplico per 2, mi viene 2 kg. Quindi la soluzione del mattone era 2 kg, qualcuno c'era arrivato. In realtà i matematici non stanno neanche a disegnare tutte le volte i mattoni perché è un po' noioso, e per rappresentare il peso del mattone scrivono M, per esempio, o la lettera che uno vuole. Per cui la stessa cosa scritta in formule sarebbe un mattone è uguale a 1 chilo più mezzo mattone. D'accordo? A questo punto sottraggo mezzo mattone a tutti e due i lati, sto rifacendo gli stessi passaggi solo con le lettere. Sottraggo mezzo mattone a tutti e due i lati, quindi devo fare m meno metà m uguale a 1 chilo più il mezzo mattone che già c'era e il mezzo mattone che tolgo. Ho tolto mezzo mattone di qua e ho tolto mezzo mattone di qua. Mi seguite? Sì o no? Bene. Ora, questo è mezzo mattone con mezzo mattone, positivo e negativo vanno via. E di qua invece abbiamo un mattone intero a cui tolgo mezzo mattone. Quello che mi resta è solo mezzo mattone, che è uguale a 1 chilo. Moltiplico per 2, tutti e due i lati, e ottengo un mattone uguale 2 kg. Ancora una cosa. Una scrittura di questo tipo, in cui abbiamo un'eguaglianza fra due espressioni e compaiono delle lettere, si chiama equazione. Classicamente in un'equazione c'è una lettera di cui non conosciamo il valore e trasformando l'equazione uno vuole arrivare ad avere la lettera da una parte e il valore della lettera dall'altra parte. In quel caso si dice che uno ha risolto l'equazione e ha scoperto quant'era la soluzione. Il nostro mattone pesava 2 kg. Abbiamo finito.